Dobbiamo affrontare ogni giorno difficoltà spesso insormontabili. A volte difficili da immaginare. Per tanti di noi non ci sono notti in cui riposare, domeniche in cui rilassarci, momenti di gioia da condividere con gli amici. La carenza dei servizi spesso ci costringe a vivere in una prigione senza luce. Ci sentiamo a volte esclusi dal mondo e abbandonati a noi stessi. La politica e le istituzioni hanno il dovere di accendere una luce sulle nostre esistenze. Devono includerci in una visione a lungo periodo e permetterci una qualità di vita migliore. Pretendiamo il diritto a un benessere possibile. Questo diritto deve essere garantito grazie a processi realizzati per favorire la ricerca scientifica. Migliorare le strutture residenziali e semiresidenziali sul territorio. Potenziare il personale qualificato nel sistema sanitario nazionale e nella scuola. Non lasciateci soli. Non condannateci a combattere ogni giorno una guerra che ci lascia esausti e stremati. I nostri figli e noi abbiamo diritto a una vita piena e a una piena inclusione nella società. Vogliamo anche noi contribuire a far ripartire l'Italia, ma prima abbiamo bisogno di una vita da poter vivere. In Italia 600.000 famiglie affrontano la complessità legate a questo disturbo del neurosviluppo. Le manifestazioni dell'autismo sono molto varie, per questo si parla di spettro autistico. Nelle sue forme più gravi e complesse, i bambini e gli adulti che presentano queste condizioni obbligano i genitori a una gestione angosciosa e lacerante. Il disturbo dell'autismo è un fenomeno purtroppo in costante aumento. Serve un'attenzione maggiore, servono politiche tempestive e ben mirate. Affrontare questa ferita nella società è una scelta etica che non può essere ignorata. Quella luce da accedere è un diritto di tutti, nessuno escluso, i diritti non hanno colore politico.